A Pettorano sul Gizio è stata inaugurata una interessante mostra del noto pittore e scultore professor Umberto Malvestuto, dall'accattivante titolo Mostra su Dante ed Ovidio, allestita nel Castello Cantelmo, una mostra ed un convegno nell'ambito di un più ampio incontro storico, artistico, teatrale e medievale nel feudo di Margarita. L'incontro si è aperto con i saluti del consigliere comunale Augusto De Pampilis in sostituzione del sindaco Antonio Carrara, il presidente dell'Associazione Marsica Medievale, dottor Lorenzo Pallocco. Sono intervenuti Antonio Del Beato Corvi, opere dantesche con influenze ovidiane, Ezio Cardinale Giuseppe Colarocco, che hanno eseguito recital di poesie di Ovidio e di Dante. E Lorenzo Pallocco poi ha tenuto una relazione su Abruzzo medievale delle aree interne. Ha moderato la dottoressa Rosa Gianmarco. L'artista sulmonese Umberto Malvestuto, docente di materie artistiche, opera da oltre 40 anni a livello nazionale ed internazionale. Nel suo studio in via Cornacchiolo tiene corsi di mosaico, ceramica, cartapesta, murales, corsi estesi a studenti delle scuole primarie e secondarie. È molto noto anche in campo internazionale come pittore, ritrattista, scultore e grafico. Un artista poliedrico completo, vanto della città di Sulmona e dell'intero comprensorio. Ha tenuto in questi anni numerose personali e collettive, sia in Italia che all'estero. Un vero successo per gli organizzatori essere riusciti a portare a Pettorano le sue opere, che resteranno a disposizione dei visitatori fino al 9 di gennaio. Perché ha messo insieme questi due grandissimi personaggi, Ovidio e Dante? Sì, perché si starebbe festeggiando l'anniversario della morte di Dante e naturalmente abbiamo messo insieme questi due grossi personaggi, Ovidio, che è un peligno, che appartiene alla nostra terra, e Dante. Naturalmente sono due grandi poeti che parlano di amore, in effetti. Ovidio parla dell'oltretomba, del mondo degli dèi, mettendo su dei personaggi che sono, anche se sono discutibili, però è sempre un mondo fantastico. E Dante, naturalmente, lo conosciamo tutti per quello che ha scritto. Questo è un convegno organizzato dalla dottoressa Rosa Gianmarco. E naturalmente diciamo così, per pubblicizzare il matrimonio di Cantelmo con Margarita. È una rappresentazione, diciamo così, storica che appartiene al 1310. E naturalmente la cosa migliore era quella di rappresentare due personaggi, almeno Dante, vissuto dal 1265 e la sua morte nel 1321, quindi appartiene proprio a quell'epoca medievale. Siamo ultimamente contenti perché l'iniziativa rientra tra iniziative che noi facciamo da tempo a Pettorano sul Medioevo, in particolare nel progetto di Marsica Medievale, nella quale siamo dentro e questa iniziativa fa parte di questo programma. In questa dimensione di Italia Nostra abbiamo collaborato con il Comune di Pettorano, le serre e i borghi più belli e le associazioni sul territorio per organizzare questo evento. E nell'anno dei 700 anni appunto dalla morte di Dante Alighieri ci è parso un omaggio significativo, quello di chiudere quest'anno con i colori e con la letteratura e con la storia che il professor Umberto Malvestuto, che è l'autore di questi quadri, ha infuso su queste tele. Quindi un messaggio ben augurale, un messaggio positivo. Ovidio perché? Perché nei quadri della Divina Commedia Dante si è molto ispirato al nostro Ovidio e pertanto abbiamo messo insieme la poesia, i miti greci, i miti latini con Dante, la sua poesia e la sua visione del mondo.